a me tocca l'ingrato compito, forse il compito più semplice, di introdurre e di moderare, per fortuna, perché parleranno gli altri, quindi non mi annoierò assolutamente. Per coloro che non hanno letto, io mi sono preparato una piccola perifrasi del romanzo, giusto per poi capire di cosa parleremo, perché alcuni di noi hanno avuto il privilegio, se si tratta, si può dire così, di averlo già letto. E poi quindi chiacchiereremo su quello che abbiamo capito, almeno io posso parlare con il mio piccolo diritto di lettore, e gli altri interverranno invece con maggiore capacità critica e analitica. Introduco gli altri brevemente. Alla mia sinistra lo scrittore Luigi Bartalini, che come prima cosa fa lo scrittore e poi a tempo libero il consulente aziendale, all'attivo qualche romanzo e qualche raccolta di racconti, e l'avvocato Sonia Napolitano, che specialista di tutela dei diritti, che non a caso è uno dei temi, se vogliamo, lo snodo principale narrativo attorno al quale muove il romanzo, che brevemente mi riassumo. È un tipo dirigente d'azienda che è votato una sfolgorante carriera, improvvisamente sceglie di tornare a Napoli, si licenzia perché è stanco della vita che fa. Quindi ritrova vecchie conoscenze, vecchie amicizie, e risolve una questione di molestie sessuali sul lavoro, presunte, ovvero come vedremo nel leggere il romanzo. Quindi ci sono varie questioni su questo romanzo che si possono affrontare: la questione del romanzo di riformazione, come è stato detto in quarta di copertina e come penso come definizione sia azzeccata, e altre, diciamo, impressioni che chi ha potuto leggere il romanzo come me ha potuto raccogliere, con capacità ovviamente inferiori a quelli giustamente che può avere un critico o uno specialista dei temi trattati. Quindi sospendo ogni, diciamo, indugio e passo la parola a... No, veramente mi hanno detto prima... Facciamo prima allo scrittore. Grazie, buonasera. E più che il critico, perché non sono critico, diciamo, sono più che altro in una condizione critica, ma non sono un critico. E sono un attento lettore più che altro, mi piace dire così. Scrivere è un mestiere particolare, difficile, ma abbastanza diffuso, perché poi un po' tutti quanti abbiamo la capacità di mettere giù dei pensieri. In questo caso invece noi ci troviamo di fronte a un esercizio differente, quello lì di cercare di confezionare un libro. Confezionare un libro è una grossa responsabilità, perché il libro incide su un bene ancora più prezioso, che è il tempo delle persone. Quindi o è un atto di presunzione, o di consapevolezza, o una donazione. In questo caso devo dire è un dono, perché Sandro si è dedicato, Alessandro Capozzo, cioè devo dire bene, mestiere di critico. Alessandro Capozzo si è dedicato veramente tanto alla scrittura in questo libro, che in particolare devo dire che non sembra un'opera prima. Questo gliel'ho detto dal primo momento, quando me l'ha fatto leggere in forma di bozza. Non sembra la scrittura di un'opera prima, perché il tratto di scrittura è un tratto abbastanza sicuro, sereno, non ricchissimo di avverbi o aggettivi che magari a me disturbano nella lettura. È decisamente piacevole. Il titolo è piuttosto impegnativo, perché parlare di risorse umane, anzi non parlare di risorse umane, un titolo come risorse umane riporta quasi spontaneamente, senza pensarci molto, a un libro di tipo tecnico. E invece credo che il significato di risorse umane nel caso del libro
di Capozzo è in un senso più ampio, quasi olistico, e sono le risorse umane in quanto qualità delle persone, le persone che hanno importanza indipendentemente da quello che fanno o dai ruoli, dalle funzioni che ricoprono. Quindi a me piace pensare alle risorse umane non come esclusivamente l'utilizzo che se ne fa oggi, ovvero del personale di un'azienda, ma in un'accezione più ampia e più vasta. Henry Ford diceva che una voce non entra nel bilancio di un'azienda, è il valore delle proprie risorse. Ecco, per Sandro le persone hanno valore, e questo lo vedremo tra un attimo, anche al di là di quello che sembra trasparire dal protagonista di questo romanzo, Salvatore Rosetti. In realtà è proprio nella vita delle persone, nel portato di emozioni, nelle esperienze delle persone che affonda a piene mani lo scrittore. È un libro molto attuale, perché con il rapporto dialettico tra i personaggi, quindi con i dialoghi che, devo dire, Alessandro padroneggia in modo molto credibile, per nulla costruito, molto spontaneo. I dialoghi, anzi, per me sono forse il punto di forza di questo romanzo. Ecco, dicevo, è attraverso i dialoghi che Sandro affronta degli argomenti spinosi assai, per usare un'espressione che spesso lo scrittore usa, no? Questo rafforzativo dell'assai. Si va dal mondo del lavoro, i rapporti familiari, quindi la famiglia, il rapporto col passato, che tra un attimo pure di questo parleremo, e non ultimi certamente degli argomenti scottanti e mai di attualità, mai banali, come la violenza di genere o anche le diversità. Ecco, quello che sorprende è che Sandro lo fa con leggerezza, ma non è che lo fa con leggerezza inteso come superficialità, ma introduce degli argomenti spinosi, a volte anche con un linguaggio duro, che fa anche guardare non in modo benevolo al personaggio, ma conduce poi con maestria il dialogo tra i personaggi, fino a fare in modo che il lettore prenda una posizione, o quantomeno ci si ritrova a riflettere su quello che si sta leggendo. Questa non è una cosa di poco conto, perché lo scrittore sfuma, non se ne avverte più la presenza, ed entrano in scena quello che poi a noi interessa di più, i personaggi. Ecco, questa è una delle peculiarità di questo romanzo, unitamente alla storia. Ripeto, non è una storia, non è una storia banale. Salvatore è un, o come diceva prima il nostro moderatore, Salvatore è un manager che ha portato avanti una carriera interessante nel campo delle risorse umane, e poi decide di fare downshift. Quindi questo è un primo passaggio fondamentale, molto importante, perché è una scelta di vita, forse una scelta di vita un po' forzata dalla fine di un rapporto d'amore durato molti anni, però ecco, fa una scelta forte, coraggiosa, di cambiare vita. E in questo ci sono dei tratti del libro in cui quasi si può invidiare il protagonista del romanzo, un protagonista che o si odia o si ama, ma ci si può anche collocare in una via di mezzo, perché in fondo non è molto coerente, perché dice che lui non è tornato a Napoli per questo, e invece
si fa tirare dentro dal passato nuovamente. Vorrebbe, a me ricorda Naldi, non so se ve lo ricordate, presidente del Napoli, quando aveva quella maglietta con su scritto facitemi sta quieta. Ecco, tante volte il protagonista in più di un'occasione di questo romanzo sembra uno che vuole stare quieto, insomma, diciamo un naufrago consapevole che vorrebbe mettersi al riparo dalla vita, e invece non è così, perché ci prende gusto e più va avanti la storia e lui più ci entra nella vita, ne diventa attore, continuando a dire che non è tornato a Napoli per questo, continuando a dire che non si vuole far coinvolgere, però poi alla fine prende delle posizioni molto importanti. La particolarità di ogni libro è che nel momento in cui viene pubblicato inizia realmente a vivere, perché con la lettura di persone terze, no? Di noi lettori, che prende vita e significato. A me arriva in un modo, qualcun altro arriverà in un altro modo, e ne conserveremo i ricordi, le emozioni, secondo quello che è anche il nostro portato culturale. Per esempio, una cosa, parlando con Sandro, una cosa che mi incuriosiva, cioè mi è incuriosito che l'ha detto lui, ma che non mi stupisce, è il modo di approcciare a un libro. Questo, per esempio, per me è un libro che non riesco a pensare di leggere d'un fiato, perché vale la pena approfondirlo, e poi ci sono talmente tante di quelle provocazioni che non è possibile non maturare delle proprie idee, o quantomeno si hanno delle proprie idee e ci si mette a confronto con il protagonista, ma anche con gli altri, con i protagonisti. In fondo ha una certa coralità questo romanzo. Ecco, in questo senso è provocatorio, interessante. Bene, Sandro a me è piaciuto subito come penna, ripeto, l'ho detto prima, non sembra un primo romanzo, sembra aver già scritto altro, quindi voglio dire, questo romanzo lui ci ha dedicato sicuramente il meglio di se stesso, e non dico che questo è il meglio di ciò che scriverà, ma ci ha dedicato il meglio di se stesso sicuramente. Colpisce ancora il linguaggio, un linguaggio cinematografico, musicale, e riesce con delle immagini scritte a trasferire molto delle sensazioni che ha provato anche lui scrivendo, e io lo ringrazio per questo. Grazie. Un paio di spunti dati da Luigi sono, diciamo, la provocazione. Io sono d'accordo sul fatto che questo romanzo provoca, soprattutto a taluni di noi che conoscono certe gerghi, certe, diciamo, espressioni gergali, forse fanno parte di una cerchia un po' più intima, e quindi, cioè, è provocatorio. Su questo è una cifra che è assolutamente riconoscibile. Provocatorio e anche scorretto in alcuni momenti, io direi, anzi il politicamente scorretto di certo linguaggio di Salvatore, è che rende credibile il personaggio a questo punto, è una delle diciamo connotazioni che rendono, quindi mi piace sottolineare questo aspetto che abbiamo colto insieme, che rendono questo romanzo originale. Intanto buonasera, devo ringraziare per avermi invitata e soprattutto per aver scritto questo libro. Ci tengo a ringraziare per due ordini di motivi e riallaccio il discorso. Intanto mi presento, Sonia Napolitano, ringrazio per la presentazione i colleghi del momento che sono stati così carini a parlare di me come la difensrice, come ha detto, difensore dei diritti, non mi ricordo bene, tutela dei diritti, insomma mi hanno dato a me il compito arduo. Mi riallaccio e riflettevo su quello che aveva detto invece Luigi Bartanini. Riflettevo davvero che concordo con lui che effettivamente il linguaggio di questo libro, nell'approccio che ho avuto io,
è semplice, però tratta argomenti molto profondi. È un libro leggero, però tanto leggero non è, perché ha quattro matrici fondamentali, almeno questo ha colpito me. In realtà, quali sono queste quattro matrici? E devo dire che invece io l'ho letto tutto di un fiato, perché più leggevo e più mi accanivo a capire che cosa volesse dire lo scrittore nel usare questo linguaggio, nel usare dialoghi diretti, dai contenuti molto semplici, invece molto profondi. Lui usa quattro matrici, secondo il mio modesto avviso, e non sono né accusa né difesa in questo momento, perché parla di DSG, noi sappiamo tutti che cos'è la DSG, quindi differenza di genere sessuale, quindi bisognerebbe capire poi che cosa si intende in questo senso, parla di fragilità dell'essere umano, quindi è un po' tutto concatenato. Terza cosa, di questa introspezione che è necessaria fare, da quello che ho capito, perché questo autore in realtà è vittima di questo meccanismo della vita, diciamo così, siamo parte di un apparato e quindi siamo il funzionario, il dipendente, chi siamo? Il professionista di turno che al momento svolge il suo ruolo e quindi è funzionario dell'apparato, oppure siamo noi stessi, cioè l'individuo che ha tutte le sue contraddizioni in termini interiori, cioè questo senso di combattimento del giusto e del cattivo, del bene e del male che c'è in ognuno di noi, penso in ogni cosa che facciamo, perché si vuole primeggiare, nel weekend si vuole scappare, poi si ritorna e ci si ricala, nel momento in cui ti trovi di fronte alla realtà ad affrontare uno specchio. Lo specchio che penso che abbiamo tutti a casa e lo evitiamo per non guardare diretto nei nostri occhi, guardiamo più in quelli degli altri che nei nostri. E quindi a quel punto che cosa fai? L'evasore. Cerchi di evitarti perché non vuoi effettivamente quello che fa il protagonista di questo libro. Ma poi invece la realtà ti porta di fronte a quello specchio, cioè se tu lo eviti la vita ti cala nella parte. E l'ultima cosa è il senso della vita, quello che ho colto io di questo, le quattro matrici fondamentali. Perché questo senso della vita, questo senso della vita che da Aristotele tutti l'hanno trattato, no? Ognuno lo legge in un modo, c'ha la visione positiva, negativa, i greci pensavano che non c'era il senso della vita, che siamo noi a costruire la vita, i latini lo vedevano in un altro modo. Noi che cosa pensiamo del senso della vita? Io in realtà l'ho visto molto profondo, mi collego effettivamente a quello che aveva detto, perché anche io ho ritrovato tutto quello leggendolo, però tutto di un colpo, quello che diceva prima Luigi, se mi permetti, scusa se mi permetto di dare il tu, perché effettivamente noi diamo il senso, è vero anche io, diamo questo senso alla vita, ma come lo diamo il senso alla vita? Questo protagonista che cosa fa? Ha coraggio innanzitutto, perché da non spoilerò, sto pensando quello che mi è venuto in mente quando vedevo quest'uomo, grande professionista, grande persona, grande in tutti i sensi, che poi alla fine ritorna in un luogo, i luoghi del cuore, la zona comfort, dove si va poi alla fine a rifugiare, però questa zona comfort alla fine sembra quasi la sua galera. E qui veniamo alla difesa, alla tutela, cerca di tutelarsi, cerca di difendere se stesso, da se stesso, difendersi dal mondo esterno, poi alla fine non c'è niente da difendersi. In realtà quello che la sostanza effettiva del libro, secondo me, soprattutto quello che è stato trattato in un modo molto, davvero, davvero, in un modo molto semplice. Un modo plateale, perché poi lo ha quasi spiattellato un po' a tutti. Quando lo leggerete avrete modo di capire perché uso questi termini, insomma sto cercando di trovare il metodo per evitare di... Perché poi devo dire un'altra cosa, chiedo scusa alla parentesi digressiva, mi ha detto dici quello che pensi. Devo essere sincero, uno scrittore che ti dice, oltre al fatto di avere la penna come lo spiegava bene l'altro scrittore, invitarti a dire quello che pensi, soprattutto come me, un avvocato che è anche presente nel libro... Ho chiesto ad Alex, ho detto, quasi mi rispecchio in quell'avvocato grintoso che la mattina si veste, poi mette la giacca, prende il suo cencio, va in udienza e difende questi diritti. Ma noi ci crediamo davvero quando facciamo questa cosa? E quando torniamo a casa ci sono le fragilità? Il senso della giornata l'abbiamo dato, ma il senso alla vita l'ho data?
per quello che effettivamente ci ha messo a pensare Alex, o almeno ha messo a pensare me. Mi ha messo a pensare quando mi ha detto di intervenire, che ha detto vieni, intervieni e parla di questa difesa dei diritti, perché io effettivamente sono stata più volte coinvolta, insomma, per tanti motivi, per, diciamo anche per un approccio mio, per mia curiosità, perché io sono una persona normale come tutti gli altri, mi sono avvicinata a questo ambiente perché vivo molto i giovani, perché diciamo che mi occupo di legalità e amo capire dalle persone, dagli individui, giovani, maturi o non, capire che cosa pensano di questo genere. Ma perché poi in fondo che cos'è il genere? Siamo tutti individui. Perché parlare di genere? Perché ancora di questi tempi si approccia all'uomo, alla donna, è solo una differenza biologica. Perché ancora oggi si pensa all'amore o non l'amore, ma in realtà dalla Bibbia in poi, da Canto, chi che sia, hanno sempre parlato d'amore e l'amore. Quindi tutti i temi che effettivamente Alex ha trattato, e ha trattato con semplicità e ha riportato effettivamente le problematiche che hanno le coppie nell'approcciarsi ad una situazione, la persona ad accedere al lavoro, ad affacciarsi al mondo del lavoro, le difficoltà che invece non ci sono, e per qualcuno posso fare i nomi dei personaggi perché ci sono elencati, e quindi anche di questa donna che lavora, che in un certo senso coinvolge coinvolge il protagonista, la curiosità del protagonista su questa donna che effettivamente chissà se è vittima carnefice, tutto questa digressione sulla vittima carnefice. Quindi più delle volte il senso del testo, diversità del genere, questo è una scelta personale come approcciarsi. La prima cosa è il rispetto dei diritti dell'uomo in generale, quale referente della legalità mi sento di dirlo. La seconda cosa, oltre al rispetto, ascoltare, l'ascolto è importante, ma soprattutto leggere, perché quando uno scrive, anche nel modo in cui scrive, forse è stato più facile leggerlo in questo testo che in tanti testi arzigogolati, pesanti, dove magari non si comprende neanche, no? Dall'altra parte dice, ma poi alla fine questi discorsi ambollosi, ma dove volevano portare? Invece questo ci ha portato a capire che cosa voleva dire, quello che è la realtà quotidiana, quello che viviamo tutti, i nostri qui pro quo, tutti i nostri le nostre problematiche create, fantomatiche, che poi alla fine non ci sono, perché se noi leggessimo davvero i contenuti, è un progetto esistenziale per me, alla fine tutto si riduce a un progetto esistenziale che non riguarda solo il protagonista, che non capisco come è arrivato poi a questo progetto Alex, e quindi è una domanda che gli volevo porre, che magari poi avrò modo di chiedergli. Gli ho chiesto anche, mi era appuntata sul foglio, io appunto sempre qualcosa perché vado molto a braccio, alcune frasi, cioè effettivamente ci sono delle frasi un attimo particolari che gli avevo detto, anche dove si percepisce proprio questa differenza, quelle che ti avevo detto l'altra volta, perché poi hai usato queste frasi, che poi sono frasi semplici, che però se le leggi nel testo di Alex capisci che sono collegate a tutto un mondo molto più ampio, grande, un mondo che è di tutti, non è magari solo di Alex, sono solo dell'autore del testo, solo della signora coinvolta, dell'avvocato del giorno che va a difendere, va a fare la difesa in quel momento. La difesa dei diritti è, che cosa dire, la difesi bene lui. È inutile che sto qua a dirvi costituzionalmente garantiti, non garantiti, penso che lui le abbia difesi, li abbia trattati in un modo effettivamente semplice. Ho detto anche a Alex che penso che sia un libro adatto ai giovani, ma non perché per le persone mature, a differenza di età, che forse è tempo che loro, a differenza di coloro che sono più maturi e che magari lo digeriscono e lo vivono in modo diverso da un'altra prospettiva, perché sono genitori, perché sono nonni, già i nonni approcciano alla differenza di genere diversamente, perché con la loro maturità, quando vivono questa condizione di vita del nipote, sono più benevoli rispetto ai genitori. I genitori che quando ci arrivano hanno quell'attimo di titubanza
per dire che cosa sta succedendo, perché siamo usciti fuori dai canoni, fuori da quegli stereotipi. Invece Alex con molta semplicità fa capire che non ci sono stereotipi, cadono tutti i muri, cadono tutte le questioni. Far superare il problema di una persona che forse se l'è creato o non se l'è creato, chissà, questa donna effettivamente se è vittima carnefice, e quindi fa accanire la persona. Ecco perché io mi sono accanita, perché volevo capire, avvocato, e qui subentra la professionista, se effettivamente era vittima carnefice questa signora, questo personaggio particolare che si collega, e tutte queste donne che girano intorno a quest'uomo. Devo dire che qua dentro gli uomini, come sempre, sono i più buoni. Tutti gli uomini che sono riportati qui dentro sono, non perché le donne, ma hanno quella marcia in più, nonostante la differenza di genere, lo devo dire. Però sono buoni. Poi avrete modo, leggetemi e darete ragione su quello che ho detto. Non voglio rubare altro tempo. Se mi consenti, penso che qualcuno vorrà fare qualche domanda, poi se è necessario intervenire non più approfonditamente su qualche tema, noi siamo a disposizione. Spero di essere stata esaustiva. Assolutamente sì, anzi ringrazio dell'intervento. Voglio chiosare, diciamo, provocatoriamente una cosa. Secondo me in questo libro gli uomini non sono uomini. Secondo me Salvatore Rosetti è un prototipo di un antieroe. Un antieroe tipico, possiamo trovarlo, potrebbe essere un Oblomov di nuova generazione ambientato a Napoli, perché è uno che fa una vita, diciamo, al ribasso, vive nascostamente proprio in maniera epicurea contro la Stoa, se vogliamo dire, proprio antitesi della Stoa, e ritagliarsi quei piccoli spazi, e come ha detto l'amico Luigi, facetemi sta quieto, proprio questo, cioè allora è un antieroe, cioè non è una figura positiva assolutamente, anzi io ritrovo che in questo libro, qua c'è un ribaltamento, le figure positive, le uniche, quelle volitive, quelle assertive sono le donne, nel bene e nel male, gli eroi sono loro, e questo è uno dei tratti positivi, secondo me questo ho colto almeno nella mia rapida lettura, secondo gli enunciati di Bennac là fuori, 10 enunciati, io applico ogni volta, il mio mestiere qui è quello di lettore, io sono un lettore accanito, come diceva l'avvocato, non un buon lettore, uno che legge, legge, quindi applicando quei principi là, quindi salto, ho il diritto di tacere, ho il diritto di non leggere, ho il diritto al bovarismo, ho il diritto di fare tutte quelle cose lì, e quindi applicando questi miei diritti che sono le mie regole, ho tratto queste conclusioni in antitesi, diciamo, a quelle della avvocato Sonia. Un altro punto di riflessione, poi vorrei interrogare l'autore e qualcuno di voi che ha già affrontato, diciamo, il romanzo. Un punto di riflessione è che questo romanzo, tra l'altro, soddisfa la legge di Marquez, cioè quella di Gabriel García Marquez, e la soddisfa alla maniera di Tolkien, vale a dire, voi sapete quella legge di Marquez, cioè leggi l'incipit e capisci se il romanzo vale la pena di leggere o no. Tolkien è uno di quelli che fa due incipit, Il Signore degli Anelli, fa il foreword in cui descrive Hobbiton e poi fa l'inizio, e questo è, alla maniera di Tolkien c'ha due incipit, un prologo che è una bella scenetta e parte con la descrizione. Quindi questo romanzo può non piacere, però soddisfa la legge di Marquez alla maniera di Tolkien. Questo ve lo do come approccio per voi, se volete, potete leggere già all'inizio, quindi vedete se ho ragione o torto. Leggete le prime due pagine e potete vedere questo fattore. E poi un'altra cosa che ho letto nella quarta di copertina, che non mi trova d'accordo, questo da Nuova Speranza. Io non trovo che questo di La Nuova Speranza, e tra l'altro voglio non a caso citare New Hope, non è una New Hope secondo me questa cosa, è una descrizione come diceva l'avvocato, abbastanza realistica, di un antieroe, e a noi ci piace, però è questo, ecco, io non darei, almeno a mio sommesso, molto sommesso avviso, questa capacità di descrivere delle, cioè questo non è Ozpereck, ecco, come potrebbe sembrare una descrizione dell'avvocato napoletano, è un'altra cosa, è una cosa, cioè io l'ho letta così,
E adesso, diciamo, a fronte di tutte queste provocazioni, chiediamo all'autore. Capozzi, ecco. No, sì. Cosa mi chiedi? Fate le vostre domande. Aprite il vostro cuore. La prima cosa che voglio dire è che sono estremamente contento. Non so bene come il libro, non so bene come mi è venuto, ma sono contento del fatto che fa parlare, perché ho sentito Sonia, che peraltro ci siamo conosciuti 5 minuti fa, 10 minuti fa, ci siamo parlati al telefono l'altro giorno e poi ci siamo conosciuti qua adesso, che ha fatto una sua visione. Giuseppe, che è un vecchio amico, che ha fatto una sua visione. Luigi, che anche lui è un vecchio amico, ma essendo lui uno scrittore, essendo condividendo con me anche alcuni tratti della vita professionale, avendo avuto dei percorsi diversi, comunque ha avuto una sua visione, per cui mi sono reso conto che forse quello che volevo fare l'ho fatto, cioè era quello di fare un libro che fosse uno specchio in cui qualcuno in qualche maniera ci si potesse trovare almeno in un pezzettino. Quindi c'è una storia di famiglia, c'è una storia d'amore. Quando abbiamo fatto l'altra presentazione, una bambina mi ha chiesto in maniera molto candida: ma è una storia d'amore? Io ho risposto: sì, di tanti amori. Ce ne sono diversi nel libro, si intrecciano, modificano le persone, le arricchiscono, le mettono per terra, causano disperazione, causano gioia, ci sono le belle storie di famiglia, ci sono le storie delle famiglie in cui è la famiglia il tuo problema, ci sono le storie di diversità, di quelle là evidenti, e di quelli che ci vogliono un po' a rendersi conto che c'è una diversità da affrontare nella tua vita. Per cui alla fine la cosa più che in questo momento mi sta dando più gioia è il fatto che sta trovando riscontro nelle persone, sta stimolando comunque in qualche modo una riflessione. Poi ognuno si trova il suo argomento, perché magari ci sta la persona più sensibile alla saga familiare, ci sta quello che si attarda di più sulla questione della violenza, c'è, non c'è, è simulata, chi sono i cattivi, chi sono i buoni, c'è invece chi si attarda di più alla storia d'amore più classica, tra magari un uomo e una donna che si ritrovano magari in seconda giovinezza ad incontrarsi, per cui secondo me tanto male sta cosa non deve essere. Perché comunque già il fatto che stiamo qua, già il fatto che sembra che la gente lo legga e ognuno un po' ci vede un po' quello che gli pare, per me questo è già un successo. Bene, adesso inviterei qualcuno di voi che ha già letto qualcosa, per esempio Salvatore, se vuole fare qualche commento sulla provocazione che prima ho colto, o se si sente, o qualcun altro che già ancora si nasconde dietro la seconda fila. Io una cosa voglio dire: la regola è che i libri si leggono e non si raccontano. Infatti non lo stiamo raccontando. Quindi compratevi il libro, noi leggetelo e parlatene. Tra l'altro vi dico che solo oggi facciamo un'azione di co-marketing, poiché sono una persona irrequieta e le mie mani non stanno mai ferme, oltre al libro, solo oggi potete avere in regalo una copertina alternativa. A vostro gusto la potete prendere qui, la potete scegliere. Per il resto, se avete qualche curiosità, qualche domanda, siamo qui. Io lo so che Peppe mi vuole fare la domanda cattiva. Eccola. Ariel. La scelta della foto. La scelta della foto di copertina. La foto di copertina è una foto del 2012, quando eravamo, diciamo, in una Napoli che stava ancora uscendo
dal bassolinismo spinto. Era ancora un po' la Napoli della Munnezza, la Napoli, insomma, quando ti dicono sei napoletano abbassavi la testa. Ed è credo una delle ultime foto del lungomare prima del lungomare liberato. Non ci sta più quel passaggio pedonale, perché poi hanno fatto la ciclabile, hanno fatto tutta una serie di lavori, hanno cambiato tutta una serie di cose. Ed era anche il periodo in cui ero passato dalla mountain bike, quindi dalla bicicletta sportiva, alla bicicletta usata come mobilità urbana, quindi la bicicletta pieghevole, e mi trovai come eravamo io, Napoli, la bicicletta e la macchina fotografica, mi trovai sul lungomare e scattai quella foto perché c'era l'attraversamento pedonale. Attraversamento pedonale che al di là del giochino che poi venne fuori, e se volete sta qua in mezzo, la citazione della copertina di Abbey Road dei Beatles, l'attraversamento è anche, penso, un pezzo importante della vita di ognuno di noi, attraversare le fasi, attraversare la strada, andare oltre quello che è il limite che ci impone il marciapiede, attraversare la strada e arrivare da qualche altra parte. E poi c'erano gli altri elementi che per me erano importanti, che era il lungomare, che il mare offre sempre una via di fuga, ci sono delle frecce che indicano una via, ci sta una strada che indica una direzione da prendere. E quando sono stato per la prima volta in casa editrice, io improvvisamente incontro Pietro Graus, che è questo uomo enorme, questo non mi caga neanche di striscio, diciamo la verità, mi viene, dimmi che gliela butto là, e tu guarda, fai quello che vuoi tu, va bene tutto, ma la copertina deve essere questa. E poi fortunatamente sono stato accontentato, e di questo sono molto contento. Per cui oltre ad essere una delle foto a cui sono più affezionato, perché c'è un po' tutta la mia vita, ci sta la fotografia, ci sta la bicicletta, ci sta la città di Napoli, ci sta l'attraversamento pedonale, ci sta il mare, ci sta la direzione, e in fondo la strada poi c'è sempre una speranza. Questo è fortemente un romanzo di riformazione, perché attraverso la forza della riformazione sta proprio nelle interazioni tra le persone, che diventano ognuno risorsa di un'altra. Se la volete vedere così, se non la potete vedere anche in un'altra maniera, non è obbligatorio. Salvatore, posso vedere? Sandro, posso farti una domanda? Voglio parlare del passato. Il protagonista sembra avere dei problemi con il passato, ovvero di non volerne parlare, ovvero di volerlo rimuovere. Questa cosa, che cosa ci puoi dire, che cosa riflette, che cosa dimostra? La rimozione è un meccanismo che secondo me è molto umano, perché quando ci... Posso aggiungere un'altra cosa? È come se non volesse prendere spunto dal passato, fare tesoro del passato. E certo, il protagonista fa una scelta molto netta. Vi anticipo un piccolissimo tema, tanto voglio dire. Quando c'è nel corso della vita una rottura, un lutto, una separazione, la via più facile è quella di fuga. La via di fuga è quella dell'oblio, del dimenticare, del mettere tutto da parte. Nel caso del nostro protagonista si va a rifugiare in una casetta, lascia Roma, lascia tutta la sua vita da uomo di successo e si va a nascondere in una casetta sul mare a Largo Sermoneta. Il meccanismo dell'oblio, della fuga, credo che sia una delle cose più trattate in letteratura, al cinema, perché tutto sommato dimenticare, mettere da parte è facile, è comodo, è una via di fuga plausibile. Poi però questa cosa funziona poco, e prima o poi ci devi fare capo e muro con la verità. È capitato a me, adesso mi sono sempre dato la regola generale di non entrare nel personale, di parlare sempre del libro
e non di parlare di cose personali. Però leggendo il libro vi rendete conto che a un certo punto fare finta di niente non è possibile, perché c'è sempre l'elemento di rottura. Nel caso del nostro protagonista è questo avvocato molto esuberante, che poi scopriremo anche lei c'è i suoi fantasmi nell'armadio, e anche lei poi, mentre costringe Salvatore ad affrontare i suoi, si rende conto che Salvatore a sua volta la costringe a mettere tutte le sue carte in tavola. Ed è questo il momento della riformazione, nel momento in cui uno può scegliere: che faccio? Resto nella zona di comfort, mi nascondo, faccio come l'avaro che diceva: a me la gabbia serve per tenere non me dentro la gabbia, ma te fuori dal mio ambiente, oppure aprirsi. Si apre alla fine il protagonista? Forse. Bene, facciamo le conclusioni come sempre si fa in questi casi. Allora, avete raccolto pareri contrastanti, c'è chi dice che Salvatore, in questo essere fragile, come pare raccontarlo pure l'autore, a me non sembra assolutamente fragile, anzi sembra una persona che ha le idee ben chiare e vive una vita di privilegio. Oppure, come più ampiamente, con maggiore articolazione ha raccontato lo scrittore, ci sono altri temi, e temi sia sociali sia di carattere psicologico, come ha ampiamente discusso l'avvocato Sonia. Quindi la conclusione è che questo romanzo fa discutere, già questo è occasione e possibilità e causa per leggerlo, e quindi vi invito a farlo. Un'ultimissima parola di ringraziamento a Luigi, a Giuseppe e a Sonia. Grazie, e grazie anche a tutti voi. Thank you.